Buongiorno cantanti, oggi ci occuperemo delle scale pentatoniche, di quella anemitonica, quella che quindi non ha semitoni, e quella emitonica che ha semitoni. Nella fattispecie la prima è la scala pentatonica maggiore, l'altra è quella minore. Che cosa sono le scale pentatoniche? Adesso poi farò anche una ripresa del pianoforte. Le scale pentatoniche sono una successione di 5 suoni. 5 pentatonica o gradi della scala costruiti su intervalli di seconda e di terza. Sono scale, se vogliamo possiamo prendere come riferimento la scala di Do maggiore e la scala di La minore, e a queste scale dobbiamo semplicemente togliere il quarto e il settimo grado. Quindi se noi eseguiamo la scala di Do maggiore che abbiamo già eseguito insieme, Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, Si, La, Sol, Fa, Mi, Re, Do. Se dobbiamo cantare la scala pentatonica, canteremo Do, Re, Mi, Sol, La, Do, La, Sol, Mi, Re, Do. Allora, questa scala, che ha un suono così orientaleggiante, in realtà viene utilizzata tantissimo, questa e quella minore, per le improvvisazioni nel rock. Si inizia normalmente dalla scala pentatonica per soprattutto quando si suona uno strumento musicale, quindi bisogna posare le mani e non ci si può aiutare più di tanto con l'orecchio. Si inizia a studiare le scale pentatoniche per muoversi un pochino con un accompagnamento rock su un assolo, sui primi assoli. Quindi proviamo a cantarla insieme. Che cosa potremmo dire? Potremmo fare da ba da du du i ba, da ba da du du i ba. Prova. Allora, analizzando un attimino questa scala, abbiamo Do Re che è un tono, Re Mi che è un tono, poi facciamo un bel salto e abbiamo una terza minore tra Mi e Sol, poi abbiamo il La, un altro tono, e poi dopo abbiamo un'altra terza tra La e Do. Questo per dimostrare che la scala maggiore pentatonica non ha semitoni, ok? Quindi questa volta ho eseguito la scala pentatonica sulla salita e sulla discesa ripetendo il re finale. Proviamo. Do, Re, Mi, Sol, La, Do, La, Sol, Mi, Re, Do, Re, Do. Tac. Proviamo. Ancora. Do, Re, Mi, Sol, La, Do, La, Sol, Mi, Re, Do, Re, Do. Bene, adesso vi farò vedere quali sono le note che abbiamo cantato per eseguire la scala pentatonica maggiore o anemitonica. Mi farò un Do di riferimento. Partiamo dal Do centrale. Quindi saltiamo il quarto grado e il settimo grado, ok? Do, Re, Mi, Sol, La, Do, La, Sol, Mi, Re, Do. E questa è la scala pentatonica anemitonica che parte da Do. Abbiamo quindi qui tono, tono, quindi una terza maggiore, abbiamo. Poi saltiamo e quindi abbiamo qui una terza minore. Terza maggiore non è che la cantiamo, intendo dire soltanto che abbiamo una nota che dista dalla seconda, primo grado, secondo tono, secondo, terzo tono, e poi abbiamo una terza minore, poi abbiamo un altro tono e poi un'altra terza minore, ok? Do, Re, Mi, Sol, La, Do, La, Sol, Mi, Re, Do. Thank you.
suonato un giro di do veramente banale e impreciso. Chiedo scusa ai pianisti, ma era giusto per avere un'idea di come si può intonare la scala anche con un accompagnamento. Adesso possiamo provare anche a eseguirla in modo spezzettato, quindi do re mi sol mi re do re mi sol do do re mi sol mi re do re mi sol. Fate voi. Proviamo anche a metterci un la. Do re mi sol la sol mi re do. Do re mi sol la sol mi re do. Poi. Concludiamo. Do re mi sol la do la sol mi re do. Do re mi sol la do la sol mi re do. Ora proviamo con utilizzando delle sillabe in modo da non essere troppo vincolati ai nomi delle note. Voi. Bene, proviamolo un po' più basso. Ok, proviamo a prendere la nostra scala pentatonica e a smembrarla un pochettino. Ci renderemo conto rispetto, per esempio, alla scala blues, che ci dà meno strumenti interpretativi. È un pochino più semplice. Forse avrei dovuto farvi prima il video sulle scale pentatoniche, dopo quello sulla scala blues, non lo so. Però comunque, in fondo, alla fine, prima o poi le dobbiamo conoscere tutte, quindi non importa quando. Allora, cerchiamo di immaginare, non so, faccio ben poco, perché non sono una gran pianista, però... sorta di linea di basso. Ok, proviamo qua. Ok, proviamo noi insieme. Entriamo nel merito del discorso ritmico. Qui in realtà stiamo prendendo le note della scala pentatonica e stiamo dando loro un ritmo interessante su un accompagnamento semplice. Quindi in realtà il bello di una buona improvvisazione e di una buona composizione in generale è quello di prendere spunto dalle scale, magari anche se non si è grandi strumentisti, fare un giro semplice strumentale sul quale improvvisare una melodia interessante. Interessante può essere sì
dato dall'attingere a diverse scale, ma anche il ritmo. Quindi sul ritmo faremo poi tutta una serie, vi farò una serie di video sicuramente. Quello che ci tengo a dire, è logico che se siete dei bravi strumentisti potete assolutamente dovete fare tutto il possibile per esprimere anche il vostro estro sotto il profilo dell'accompagnamento e dell'arrangiamento. Se invece non siete strumentisti e non avete questa possibilità, dovete farvi aiutare e accettare anche le idee dello strumentista che coinvolgete. Evidentemente arricchirà la melodia tantissimo, sia a livello, soprattutto a livello armonico e poi a livello ritmico, e chissà, magari vi aiuterà anche a trovare una soluzione melodica anche migliore in alcuni punti in cui magari la composizione cala di tono. Allora, partiamo dalla scala pentatonica, rintoniamola. Sto suonando in un modo un po' più ritmico, semplicemente questo, ma non ho fatto altro che salire. Do, re, mi, sol, la, do, la, sol, mi, re, do. Quindi mi sono soffermata su alcune note e ne ho ripetute, ho ripetuto il re come al solito, la nona, mi piace ripeterla. Ok, proviamo. Do, re, mi, fa, sol, sì, certo. Do, re, mi, sol, la, do, la, sol, mi, re, do, re. Suggerirei di provare, non so se riesco a accompagnarvi come si deve, ma ci provo. Ok, pronti? 1, 2, 3, 4. Facciamo. Do, re, mi, sol, mi, re, do, re, do, re, do, re, mi, sol, la, sol, voi. Scusate. Do, re, mi, sol, mi, re, do, re, do, re, do. Do, re, mi, sol, mi, re, do, re, do, re, do. Usiamo una scala, possiamo giocarci come ci pare. Potremmo anche fare la sol la sol mi, la sol la sol mi, la sol la sol re 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 do, re la sol la sol mi, la sol la sol re, la sol la sol do 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 re re re, la sol la sol mi, la sol la sol re, la sol la do do re re do. Ok. In realtà non è una gran bellezza questa improvvisazione, anzi, ci vorrebbe un bravo chitarrista, un bravo pianista a farmi un bel accompagnamento e potremmo sbizzarrirci. In realtà non è necessario in questo momento, perché non sono io a dover eseguire una buona improvvisazione, ma voi dovete provare a conoscere la scala pentatonica maggiore anemitonica e poi in un secondo tempo
a farvi accompagnare da qualcuno per provare a esplorarla meglio. Il modo migliore per noi è imparare le scale perché non abbiamo tastiera nel nostro strumento musicale. Quindi imparare una scala ci dà dei punti di riferimento. Ricordatevi quindi che la scala pentatonica maggiore anemitonica non ha semitoni. Mancano, è come se fosse una scala diatonica maggiore senza il quarto e il settimo grado. E è una scala composta da 5 suoni o gradi della scala costruiti su intervalli di seconda e di terza. Spero che questo video sia molto utile per voi. Se ne avete bisogno ancora, ditemelo, io sarò ben felice di aiutarvi. Non dimenticatevi di condividere, di mettermi un like e di iscrivervi al mio canale. Se volete potete sostenere il mio progetto online andando su PayPal, facendo una donazione su PayPal e su Patreon. Mi raccomando, non dimenticatevi che un insegnante di canto che vi segue personalmente è fondamentale. Io posso essere di aiuto, quindi se volete contattatemi, ci possiamo accordare, incontrare su Skype, quindi potete scrivermi alla mia email che vedete qui, ma altrimenti non eseguite gli esercizi da soli, registratevi sempre, riascoltate quello che eseguite e confrontatevi con un bravo insegnante di canto, mi raccomando. Ok, io vi aspetto al prossimo video, grazie per aver guardato e a presto, buon canto a tutti, ciao!